Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 26, 30 luglio 1929. Onde continuavo a seguire i miei atti nel fiat divino e giunta, quando esso chiamò a vita, alla luce del giorno, la sovrana celeste, pensavo tra me. Dio nel creare la Vergine Santissima non solo arricchì la sua bell'anima di tanti privilegi, ma dovette trasformare anche la sua natura per renderla pura e santa come è. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, nulla c'era da aggiungere alla sua natura, perché non fu la natura umana che peccò, ma la volontà umana. Perché la sua volontà, perché
perché la sua natura umana stava al suo posto come uscì dalle nostre mani creatrici. Perciò nel creare la Vergine ci servimo di quella stessa natura delle altre creature. Quella che si contaminò fu la volontà dell'uomo. E siccome questa natura umana era animata e questa volontà ribelle abitava nella natura umana, essa partecipò e restò contaminata. Sicché messa in armonia la divina volontà e l'umana, dandole il dominio e il regime come voluto da noi, la natura umana perde tristi effetti e resta bella come uscì dalle mani nostre creatrici. Ora, nella regina del cielo, tutto il nostro lavoro fu sulla sua volontà umana, la quale ricevette con gioia il dominio della nostra. E la nostra, non trovando alcuna opposizione da parte sua, operò prodigi di grazie, e lei, in virtù del mio volere divino, restò santificata e non sentì i tristi effetti e i mali che sentono le creature. Perciò, figlia mia, tolta la causa, gli effetti finiscono. Oh, se la mia volontà entra nella creatura e vi regna, allontanerà tutti i mali e in essa vi parteciperà. No, allontanerà tutti i mali in esse, se la mia divina volontà entra nella creatura e vi regna, e vi parteciperà tutti i beni nell'anima e nel corpo. Volume 26, 3 agosto 1929. Figlia mia, quando la nostra divinità decide di fare opere universali, è tanta la foga del nostro amore verso l'anima che viene eletta come prima e alla quale affidiamo un'opera che deve servire al bene di tutti, che mettiamo tutto e tutti da parte, come se nessun altro esistesse. Accentriamo tutto il nostro essere divino su di lei e le diamo tanto del nostro, fino a formare mari intorno a lei e affogarla di tutti i nostri beni. E vogliamo tanto dare, perché la foga del nostro amore ci porta a non arrestarci mai, per vedere la nostra opera compiuta in essa, per mezzo della quale tutto e tutti possano godere e prendere i beni universali che la nostra opera racchiude. Con ciò non è che non vediamo ciò che fanno le altre creature, perché la nostra onnivegenza e immensità nulla ci nasconde, siamo a giorno di tutto. E da noi parte la vita e gli aiuti di tutti, ma agiamo e ci comportiamo come se null'altro esistesse. Così agimmo nella creazione, dopo aver formato cieli, soli, terra, ordinando tutto con armonia e magnificenza tale da far stordire, nel creare l'uomo ci accentrammo su di lui e fu tanta la foga del nostro amore, rigurgitò così forte che formando un velo intorno a noi ci fece scomparire tutto e mentre tutto vedevamo ci occupavamo solo dell'uomo. Che cosa non versammo in lui? Tutto. Se nella creazione ci fu la magnificenza e la bellezza delle nostre opere, nell'uomo ci fu non solo l'accentramento di tutte le nostre opere fuse in lui, ma quello che è più, l'insediamento della nostra vita. Il nostro amore rigurgitava, non si dava posa, voleva sempre dare, perché vedeva in lui tutte le umane generazioni. Così agimmo nella regina del cielo. Tutto fu messo da parte, tutto il male delle altre creature, e ci occupammo solo di lei e versammo tanto che fu la piena di grazia, perché doveva essere la madre universale e causa della redenzione di tutti. Così stiamo agendo con te per il regno del nostro volere divino, stiamo facendo come se null'altro esistesse. Se volessimo guardare ciò che fanno le altre creature, i mali che commettono, le ingratitudini, il regno del nostro volere non solo starebbe sempre in cielo, ma neppure ci sentiremmo disposti a dire una sola verità del nostro Fiat Supremo. Ma il nostro amore, formando il suo velo d'amore su tutti i mali delle creature, ci mette tutto da parte e rigurgitando forte, non solo ci fa parlare di esso, ma è quello che più ci fa decidere a dare il gran dono del regno del nostro Fiat alle creature. Quando il nostro amore si ostina, sembra che non ragioni e vuole vincere a via d'amore, non di ragione. Perciò, come se nulla guardasse e sentisse, a qualunque costo vuole dare ciò che ha deciso.
Ecco perché non risparmia nulla e tutto si sviscera sulla creatura, che viene eletta per il gran bene universale, che deve discendere a pro di tutte le umane generazioni. Ecco perciò la causa di tanto darti e dirti. È la foga del nostro amore che nulla vuole risparmiare, tutto vuol dare, purché il regno della nostra divina volontà regni sulla terra. Due splendidi scritti, tra l'altro per una non voluta e felice coincidenza, diciamo così, ecco, meglio sarebbe forse dire Dio incidenza. Il secondo scritto, che del volume 26, del 3 agosto 1929, ecco, questa è una piccola facezia, insomma, questa meditazione cade nel 3 agosto del 2019, insomma, esattamente 90 anni dopo. Cosa non voluta, perché questi brani, diciamo, che sono scelti abbastanza casualmente di sabato in sabato, un po' dove ci porta la divina volontà. È molto bello quello che, come sempre, qui Gesù dice, e l'espressione, a mio avviso, insomma, una delle espressioni più significative tra quelle che abbiamo letto è: quando il nostro amore si ostina, sembra che non ragioni e vuole vincere. A via di amore, non di ragione. Sarebbe uno splendido titolo anche da dare a questa meditazione. Vincere a via di amore e non di ragione. Allora, meditando per esempio su quest'ultimo punto, cioè qui Gesù sta dicendo una cosa molto, dice un paio di cose molto molto importanti. Primo, ecco che i suoi grandi disegni. Questo è un concetto fondamentale, ecco, che spiega negli scritti Gesù, ma questo è evidente proprio dalla storia della salvezza, quantomeno per la creazione e per la redenzione, no? Ecco, poi, che certamente qui Gesù ci aggiunge la vicenda particolare di Luisa in relazione al regno della divina volontà, ma le altre due sono evidenti anche prescindendo da Luisa, cioè la profondità teologica anche di quello che Gesù dice. Crea Adamo. E in Adamo vede tutte le generazioni. Quindi la grande opera della, come dire, non mi viene, so, della produzione, diciamo così, del genere umano, quindi di tutti quanti gli individui, i miliardi di individui che fanno parte della razza umana, passava, è partita da questo capostipite. In questo capostipite erano concentrato, bellissima l'immagine che Gesù usa. Dice, noi pensavamo a lui, ci stavamo tutti quanti intenti a farlo il più bello che si potesse, di tutti i giorni, come se non avessimo altro a cui pensare. Che Dio usi questa espressione, certo, poi immediatamente dice, certo, cioè, non è che in quel momento non possiamo pensarla alla umana, no? Se noi esseri umani ci concentriamo fermamente e completamente su una cosa, è chiaro che quella polarizza tutta la nostra attenzione e non badiamo più a niente altro. Ecco, in Dio non è così. Quindi in Dio sta concentratissimo, però evidentemente nulla sfugge alla sua onniveggenza, alla sua immensità, eccetera, eccetera, no? Però è comunque importante l'espressione, è come se fosse così, per farci capire che tale e tanta l'attenzione che ci investe tutto, insomma. Se posso fare una considerazione personale, ma penso che sia utile per tutti, insomma, no? Perché delle volte noi ci portiamo, insomma, dietro delle domande che avranno piena risposta soltanto in paradiso, no? Però, ecco, questi dati di fatto ci instradano verso una risposta giusta, no? Faccio un esempio. In Maria, i progetti che Gesù aveva, che Dio aveva, cioè renderla madre del Verbo, renderla creatura perfettissima, poi vedremo. Tornando al primo dei due scritti, renderla corredentrice, quindi addirittura causa della redenzione, li ha concepiti, li ha realizzati e sono riusciti. Possiamo dire la stessa cosa di Adamo? Di Adamo no. Di Adamo no. Perché Adamo è uscito fuori perfetto, ma come sappiamo, Adamo con la sua volontà ha distrutto
non del tutto insegna la Chiesa, ma gli ha dato una bella botta, la stessa natura umana che a causa di questa originaria volontà perversa si è, come dire, inficiata. E nella volontà di Adamo, attenzione, essendo in lui presenti tutte le generazioni, questo Gesù qui lo spiega, San Paolo lo spiega con termini un po' più difficili nelle sue lettere da cui la Chiesa ha tratto poi la dottrina sul peccato originale, essendo tutti contenuti in lui, è chiaro che quell'atto di volontà nefasta che ha degradato la natura di Adamo, uscita perfettissima da Dio, si trasmette poi per propagazione o per generazione, come si preferisce, come insegna la Chiesa, su tutte le generazioni. Quindi la domanda è che noi ci poniamo da umani, no? Perché è proprio il nostro modo umano di vedere le cose. Cioè, se io sapessi che c'ho un progetto, d'accordo? Su cui ci investo di tutto e di più, e quel progetto poi andrà a fallire, non perché per causa mia, ma perché, come so, gli esecutori sono incapaci, io non lo darei quel progetto umanamente a quegli esecutori incapaci. E invece con Dio non funziona così. È perché in Adamo il progetto è fallito, in Maria no. In Luisa personalmente, a quanto sappiamo dalla sua vita, non è fallito. Adesso bisogna vedere cosa facciamo noi, che siamo i successori di Luisa, insomma i destinatari dei suoi scritti, con il dono che Dio ci ha fatto. Siamo adesso, insomma, nel momento in cui ancora tutto questo viene offerto liberamente ai singoli, quindi alla meditazione, alla conoscenza di singole persone, perché chi è interessato, chi ne comprende la grandezza, la bellezza, chi ci crede, apra le porte del cuore e lo comincia a vivere. Ecco, però quello che dobbiamo ritenere, perché allora noi sappiamo che sì, falliti in Adamo, ma come cantiamo nel Progano Pasquale, senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti, felice colpa che meritò così grande Salvatore, no? Sappiamo che Dio trae fuori anche dal male il bene, tutto quello che vogliamo, d'accordo? Ecco, però sappiamo anche il dato di fatto, e questo concerne anche noi, con la nostra libertà, noi possiamo andare in fumo anche un'operazione in cui Dio ci ha concentrato tutto se stesso, nel senso che mettendoci che più di questo non poteva fare. Questo vale anche per noi, questo qui. Questo vale anche per noi. E Gesù dice, guarda, è tale e tanta la foga del nostro amore che non ce ne importa niente, lo facciamo lo stesso. Tanto desideriamo comunque che quello che desideriamo si realizzi. Sì, è vero che Adamo avrebbe tradito, no? E avrebbe causato non pochi problemi ai suoi successori. Però pensiamo nella razza umana, nonostante questa cosa, quante splendide persone, e sono poi i santi del cielo, popolano adesso il paradiso. Capito? Per cui, cioè, sì, sono successi, ma se Dio ha proceduto comunque a creare, a fare quello che faceva, vuol dire che nonostante questo, perché Dio sa quello che fa, noi non lo capiamo perfettamente, la storia va avanti in qualche modo e tanti effetti mirabili e positivi comunque ci saranno. Punto. Questo è quello che noi possiamo oggi conoscere, e evidentemente non è esaustivissimo al 100%, il resto lo comprenderemo poi in cielo, no? Ecco, però vogliamo, la foga del nostro amore ci porta, dice Gesù, a non arrestarci mai per vedere la nostra opera compiuta in essa, per mezzo della quale tutto e tutti possano godere e prendere il bene universale che la nostra opera racchiude. Ora, chiaro, io potrei dire, sì, se Adamo non fosse stato creato, perché Dio dice, va, lasciamo perdere, va, questo va a fare un macello, e io oggi non sto, non, cioè, la mia persona, che è un grande mistero, come penso la persona, chiunque ascolta possa dire, no, le grandi domande filosofiche, perché ci sono, chi sono veramente io? Noi non ci rendiamo conto, per esempio, di quanto sia bella la nostra anima, perché la nostra anima è bellissima, noi non lo riusciamo a capire.
Capire la bellezza dell'anima non è certamente l'atteggiamento del superbo che si crede di essere chissà chi e fa lo spavaldo e si vanta di ciò che non esiste o si ritiene superiore agli altri. Queste non sono idee sante, queste sono tutte quante feccia, d'accordo? Ma se potessimo comprendere e conoscere la bellezza profonda della nostra anima e quindi la cura che dovremmo averne, perché poi è alla nostra volontà che è affidata la cura della nostra anima, penso che veramente salteremmo di gioia e ci guarderemmo bene, ecco, dal fare purtroppo con le nostre libere scelte tante cose che la bellezza della nostra anima la mandano a farsi benedire, la deturpano, la rovinano, la macchiano, a volte la deformano, la stravolgono, la fanno diventare orribile da una cosa bellissima che è diventata, no? Altre volte durante le meditazioni Gesù chiama Adamo la sua bella statua, no? Quindi, e noi con la nostra volontà umana, anche alle nostre anime personali, alla mia, sarebbe come se uno si presentasse davanti alla Pietà di Michelangelo che sta a San Pietro e cominciasse: via, sfoghiamoci, cominciamo, buttiamoci sopra i barattoli di vernice, eccetera, eccetera, i murales. Poi prendiamo un punteruolo e facciamogli un po' di sfregi, poi spacchiamogli un dito, spacchiamogli quell'altro, diamogli un po' di martellate, cioè fino a renderla riconoscibile. Cioè, se qualcuno facesse una cosa di questo genere, cioè, lo prendono o lo rinchiudono, insomma, no? E soltanto perché grazie a Dio oggi stiamo in tempi civili dove non si fanno cose strane, altrimenti lo scotennerebbero a una persona che facesse un affronto del genere. Ma questo lo fanno tutti gli uomini, tutti. Tutti, nei confronti della propria anima, tutti quanti. Lo facciamo tutti. Ahimè. Però, nonostante questo, Dio dice, procediamo, perché nonostante tutto questo marasma, le volontà resteranno liberi e chi vuole, nonostante questo marasma, troverà, come si dice oggi, la quadra e si incamminerà per la strada buona, diventerà un cittadino del paradiso, perché quello poi a cui non arriverà lui, ci penso io. E questo è. Però è bellissimo, quindi è bellissimo anche vedere un po', se mi si passa il termine, l'entusiasmo di Dio, nel senso che quando vede qualcosa di bello, di buono, di foriero, di benefici, a Roma direbbero ci mette proprio il cuore, insomma, quindi ci si mette con tutto se stesso e non fa niente, insomma, di quello che poi succede, anche se ci saranno tante ingratitudini, anche se ci saranno tante cose, no? Pensiamo se noi prendessimo per esempio a modello questo agire divino, no? Noi facciamo sempre bene, sempre e dovunque, sempre, dovunque e a tutti. Non fa niente che lo capiscono male, che ti ritorna avvelenato, che sono ingrati, non te lo riconoscono, anzi ti danno addosso, come dice, anziché ti ricambiano una carezza con uno schiaffo, tutto quello che vogliamo, no? Ti criticano, ti giudicano, ti calunniano, fa niente. Nella convinzione, perché questo è quello che ha animato l'Altissimo, che quel bene comunque operato non andrà sprecato, non andrà sprecato, opererà degli effetti benefici. Non è andato sprecato il disastro con quello che è successo dopo il disastro del peccato originale, non è andato sprecato l'opera della creazione. Questo. Riflessioni, queste considerazioni ci aiutano a comprendere anche il primo degli scritti che abbiamo visto, quando Luisa si stupisce appunto della grande attenzione che certamente Dio avrà messo nel creare la purissima, la benedetta, la santissima, l'immacolata, e dice: dovette trasformare la sua natura per renderla pura e santa, come dice, no? No, no, perché, e questo è veramente allucinante, eh? Però questo qui è perfettamente conforme anche questo alla sana dottrina cattolica. Cioè, la natura in se stessa, parlando in se stessa, è bella, perché è opera di Dio. Cioè, c'è un microsecondo, per esempio. Quando un essere umano viene concepito, l'opinione più probabile, l'opinione più comune, insomma, è che subito
ci sia l'infusione dell'anima, no? E sappiamo anche che la trasmissione del peccato originale avviene proprio nel concepimento, quindi proprio nel processo, cioè quando i due gameti diventano lo zigote, lì avviene la trasmissione, insomma, per essere scientifici, moderni. Allora che succede? C'è quell'atto perché contestualmente a questo fenomeno Dio crea l'anima, ma quindi c'è un nanosecondo, un millisecondo, un microsecondo in cui l'anima esce bellissima dal trono della terra, che non è che l'anima esce da Dio, capito? Malamente. Il problema è che appena va a finire lì dentro, per quella volontà primigenia, perversa, di Adamo, che ha agito come capostipite del genere umano, immediatamente si macchia. Quindi per fare l'Immacolata Concezione, Dio non è intervenuto miracolosamente trasformando la natura di Maria, ma fermando questo circolo perverso, quindi impedendo che l'atto commesso malamente dalla brutta volontà di Adamo colpisse e vulnerasse quella natura già perfettissima creata come era quella di Maria Santissima. E con il fatto che Maria Santissima, appena concepita, si recò dinanzi al trono di Dio a legare la sua volontà umana a quella divina, ecco qua il prodigio che è uscito fuori. Lo dice in tre parole, no? Questo non è un dettaglio da nulla, perché dici che ce ne importa sapere queste cose? Come che ce ne importa? Ce ne importa assai, perché noi non meditiamo mai abbastanza, purtroppo, sui danni nefasti prodotti dalla volontà dell'uomo. Cioè la nostra bellissima anima, è bellissima, esce bellissima, certo poi viene immediatamente sporcata, purtroppo degradata, purtroppo gravemente ferita, tutte quante le espressioni che il Magistero della Chiesa ha sempre usato nel corso dei secoli, inclinata verso il male, disgraziatissimamente, quindi dovrà fare tutto un percorso, c'ha bisogno dei sacramenti, c'ha bisogno della preghiera, c'è bisogno dell'impegno, dello sforzo ascetico, però se la volontà mia di creatura che vive nel XX secolo, man mano che si struttura e che cresce, diventerà buona, quindi si orienterà verso il bene e userà i mezzi, quell'anima che pure il peccato originale e forse anche tanti peccati attuali mi hanno parecchio deturpata, io la potrò con l'aiuto della grazia far tornare al suo primitivo splendore. E anzi, se arriverò a vivere nella divina volontà, se la mia divina volontà entra nella creatura e vi regna, tutti i mali saranno da me allontanati e tutti i beni dell'anima e del corpo saranno partecipati. Qui c'è un eco delle bellissime promesse, insomma, di cui Gesù parla negli scritti e che sono riservate non a quanto si capisce all'esperienza delle singole persone che vivono nella divina volontà, no? Perché per esempio anche Luisa, il corpo di Luisa non è rimasto incorrotto, ma Gesù parla che quando la divina volontà regnerà saranno sbandite le malattie e i corpi resteranno incorrotti, d'accordo? Perché il passaggio della morte sì, ma la putredine della corruzione no. E di queste cose si parla negli scritti. Probabilmente è da intendersi come doni che accompagneranno quella che si chiamano gli scritti l'era della divina volontà, che è decretato che ci sia, che non sappiamo quando verrà, non sappiamo come, insomma, eccetera eccetera. Adesso siamo ancora nel momento in cui, tante volte l'abbiamo detto, operato l'inizio, e qui lo spiega nella parte finale del secondo scritto in Luisa, ecco, si è inaugurato, diciamo così, d'accordo, questo momento culminante della storia della salvezza, però non si è ancora realizzato, d'accordo? Questo è tutto il mondo adesso, tutto regna purché la divina volontà, su questo proprio non c'è nessunissimo dubbio, ahimè, ecco, anche con le notizie che arrivano in questi giorni, insomma, ecco, non sono certamente molto molto confortanti e rassicuranti, ma questo verrà. Certo, io personalmente sono portato a credere, ecco, questa è una cosa personale, che non ci sarebbe da stupire, ecco, se dilatandosi l'ambito di azione della divina volontà in noi,
in qualche caso, in qualche circostanza, come primizia, diciamo così, qualcuno di quei bellissimi effetti, insomma, promessi per il regno e per l'era del divin volere, cominciasse a manifestarsi. Faccio un esempio, insomma, no? Che una persona che comincia a vivere bene nella divina volontà, ecco, fa percorso netto nella vita terrena e non soggiace a nessun malanno. Certo, questo nessuno potrebbe saperlo con certezza, perché ci sono delle persone fortunate, Dio le benedica, insomma, che hanno la salute di ferro, come si dice, che anche adesso, insomma, pur senza il regno della divina volontà, riescono a passare abbastanza incolumi, insomma, il travaglio della vita terrena, mentre altri poverini, insomma, che passano d'ospedale in ospedale, hanno 100.000 capi di male. Ecco, è chiaro che magari non si saprebbe sulla terra, no? Però supponiamo che una persona vive in questo modo e quando muore, Dio gli farà vedere, cioè, sai perché ti sei beccato manco una malattia? Perché ti ho dato la primizia dei frutti del regno del mio divino volere. Certamente uno lo saprà dopo, anche perché neanche qui possiamo sapere se, come e quanto con perfezione viviamo nella divina volontà. Del resto il Concilio di Trento dice che non possiamo sapere con certezza nemmeno se siamo in grazia di Dio, cosa vera, quindi dobbiamo sempre procedere con cautela e con estrema, ecco, calma e umiltà. Però potrebbe succedere, e certamente sappiamo bene che Maria Santissima, tutte quante queste cose, tutte si sono compiute. Ecco, sta per arrivare l'Assunzione, sapete che Pio XII non prese posizione, che sono due dottrine, come dire, antagoniste, no? Quella che è morta la Madonna per diventare perfettamente conforme a Cristo, non perché se lo meritasse. Perché su questo sono tutti quanti d'accordo. E invece qualcun altro che dice che no, no, la Madonna non è morta, cioè ha avuto una dormizione che non è vera morte, insomma, dove si è staccata, diciamo così, dal suo corpo solo la parte superiore della sua anima, in un'estasi che si è protratta. Questo è verosimile, ecco, magari per lo stesso tempo in cui Gesù è rimasto nel sepolcro e poi c'è stata l'assunzione, ma non una vera morte, perché una vera morte osta con la sua incompatibilità, con l'assenza di peccato in Maria. Certo che Gesù Cristo è morto, Gesù Cristo è morto di morte violenta, perché doveva essere il nostro Redentore, e la Madonna non è morta realmente, ma è morta di morte mistica sotto il Calvario. Questa è una cosa su cui c'è ancora libertà di opinione, no? Perché Pio XII, proprio perché sapeva che si fronteggiavano queste correnti teologiche, disse semplicemente che, terminato il corso della vita terrena, la Madonna fu assunta senza risolvere il quesito, ecco, morta, non morta, vera morte, distacco momentaneo della parte superiore della sua anima per poi ricongiungersi perfettamente col corpo già in paradiso, non ha risolto. Io evidentemente sono per la seconda ipotesi, d'accordo? Perché quel corpo non poteva marcire e non marcì, ma a mio avviso quel corpo non poteva nemmeno morire, perché è assolutamente impeccabile, impeccante, ecco, sotto nessuna specie, e se non ci tocca, se da una natura così perfetta come quella divina non è toccata dal veleno del peccato, che è un frutto dell'umana volontà, il pungiglione del peccato è la morte, scrive San Paolo. Se uno non è pungicato dal pungiglione, la morte non può arrivare. E quindi ha vissuto altro Maria Santissima. E questa sarebbe anche una primizia, e a mio avviso meritatissima, che solo lei è stata messa in condizione di vivere, perché del regno della divina volontà, del resto, era imperatrice assoluta, sovrana somma, insomma, ecco, il non plus ultra, perché lei il progetto di Dio non l'ha fatto fallire, ma l'ha portato talmente in alto, insomma, da rapire il cuore stesso di Dio. Al termine di questa meditazione, ecco, ti chiediamo solo una cosa, ecco, Santa Vergine Maria, ecco, io sono rimasto molto colpito, ecco, da questa volontà di
di Dio di fare tutto il bene possibile e dà la possibilità purtroppo che la nostra umana volontà mandi in fumo anche tutto quanto questo oceano d'amore che non ha altro a cui pensare quando vuole fare qualcosa di bene. Io ti chiederei per me e per tutti coloro, insomma, che desiderano vivere santamente, che questo non accada. Inventa di qualcosa, ma fa che questo non accada. Al tempo stesso, ecco, concedici questa serena ma seria coscienza, ecco, di procedere sempre con estrema cautela e timore, santo chiaramente, ecco, e col pensiero di non mandare in fumo i divini disegni. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.